Lo hanno intitolato Il Natale che non ti aspetti, ma in realtà quello della provincia di Pesaro Urbino è proprio il Natale che vorresti. Mercatini di alta qualità, iniziative, intere città addobbate a dovere e attrattive diffuse per tutta la famiglia. E luoghi suggestivi da visitare. Anche quest'anno l'impianto scenico e i luoghi coinvolti nell'iniziativa di respiro ormai regionale è di prim'ordine. Anche la proposta dei mercatini è cresciuta esponenzialmente anno dopo anno e che da due città inizialmente coinvolte, Frontone e Candelara, oggi si è arrivati a presentarne ben 18 e ognuna con una sua particolarità, a creare un vero e proprio circuito del Natale nella provincia pesarese. Beh, fino a un po' di anni fa si partiva dalle Marche per andare in Alto Adige a visitare i mercatini. Adesso sta succedendo il contrario, si parte dall'Italia e anche dall'estero per venire a visitare i mercatini di Natale nella provincia di Pesaro Urbino. Una grande opportunità di attrazione per il territorio della provincia di Pesaro Urbino con l'obiettivo, questo ormai per noi è un progetto consolidato che sta dando risultati importanti, di estendere, perché no, questo progetto al resto delle Marche, perché se avremo la capacità, e credo che le premesse ci siano tutte, questi eventi fanno vivere alle Marche una seconda alta stagione dal punto di vista turistico. Dal 23 novembre al 6 gennaio una giostra travolgente di iniziative con alcuni capisaldi irrinunciabili, come oltre alle due capostipiti si inseriscono ormai da tempo Monbaroccio e Urbania, che chiude con la discesa di 36 metri della Befana, passando poi per Gradara con il Castello di Natale e le vie dei presepi di Urbino. In ogni caso, tutto questo lo si deve agli oltre 1000 volontari della Proloco. Le novità di queste edizioni, sì, partiamo con 4 località in più che hanno aderito al progetto del Natale che non ti aspetti, e abbiamo il 22 e il 23 di novembre per la prima volta nella nostra provincia il nostro presidente nazionale delle Proloco, Nino La Spina. E ci sono novità nei nostri borghi, mi viene da accennarne una su Monbaroccio, nuove location, nuove attrattive che sono il punto nevralgico nei nostri borghi di accoglienza e anche di intrattenimento dei bambini, delle famiglie. Quindi i nostri borghi sempre curati con tanto amore, e questo amore lo possiamo solo avere dai volontari, perché solo i volontari possono produrre tutto quell'amore nell'addobbare, nell'abbellire i nostri borghi, i nostri castelli, le nostre città, le nostre piazze, perché io credo che uno che sia pagato, che lo può fare per mestiere, non lo farà mai con quell'amore che ci può mettere un volontario, uno che abita nel borgo.